Si è conclusa questa prima domenica con numerose presenze di pubblico alla festa della mietitura a Falcineto di Fano, che quest'anno ha raggiunto la sua 39esima edizione. Un evento organizzato dalla cooperativa agricola di Falcineto che rientra nella settimana dedicata al mondo dell'agricoltura. Direi che siamo riusciti a celebrare degnamente questi 70 anni della cooperativa agricola Falcineto. E perché? Perché abbiamo cominciato da stamattina con l'assemblea che è stata veramente molto partecipata dai soci, è stata anche molto partecipata dal punto di vista dell'autorità, abbiamo avuto addirittura il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli. Molto bene l'assemblea di stamattina e direi benissimo la festa stasera con tutte le rievocazioni che sono in corso proprio in questo momento, la trebbiatura, la ratura, la mietitura, tutto. E bisogna ringraziare come sempre per primo il tempo che tiene, il tempo bello, anche se un po' annuvolato, però il tempo bello e che fa sì che questa manifestazione riesca come è quasi sempre successo negli anni passati. La giornata poi è proseguita con le dimostrazioni su campo, con la falciatura e aratura d'epoca, mentre nella zona interna la revocazione della mietitura con le mietitrebbie di un tempo. La manifestazione però non finisce qui, il prossimo appuntamento è previsto anche per il prossimo weekend, il 2 e il 3 giugno, con numerosi eventi in programma. Venerdì ci sarà tutta una serata dedicata al country, a partire dalla musica e arrivare fino alla cena, e sabato invece un'orchestra che ci farà ballare tutti. Ma l'evento di punta, diciamo, no? Più di spicco, avverrà domenica 3 giugno. Ci saranno due campioni del mondo di balli standard dei latini, si chiamano Luca Bussoletti e Tiasha Vulic. Una cosa bella da vedere ed è la chiusura degna di questa festa per i 70 anni della cooperativa, in cui avremo il top nel mondo anche dal punto di vista dell'aspetto ludico di questa festa, che è il ballo.